benvenuti al circo! Al circo! Basta, ragazzi! Lo so che arriverete, ma abbiamo giocato di qui, abbiamo giocato di là e abbiamo pareggiato a Manchester, abbiamo vinto col Verona, abbiamo vinto... No, basta, 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 mi fate diventare matto, ragazzi. Voi siete tifosi che guardate il singolo pasto. Io sono uno che guarda il pasto dall'antipasto alla frutta. Anzi, anche l'ammazza caffè, finché la gente non si alza dal tavolo. Ed è per questo che dico queste cose. Ma abbiamo l'Europa League. Ma abbiamo gli infortunati. Ma abbiamo di qui, ma abbiamo di là. Non conta un cazzo! Non conta un cazzo! Se fai 10 tiri in porta in più del Manchester e non vinci, non conta un cazzo, ragazzi! Come cazzo ve lo devo spiegare? Come ve lo devo spiegare che non conta una sega? Che non vuol dire niente! Nulla! Se non porti a casa un cazzo di risultato, non conta nulla! Partita approcciata a merda, come sempre. Nel primo tempo se c'è non ce ne fanno 4, ci graziano. Noi non solo non arriviamo in porta, arriviamo in area 2 volte. Una la spariamo addosso al portiere che esce a valanga, l'altra in curva. Nemmeno in porta, ragazzi. Primo tiro in porta dopo l'inizio del secondo tempo. Quarantesimo, non lo so. Il fatto sta che non ricordo neanche tanto schifoso che era un tiro di Leo nelle braccia di Ospina. Ma vogliamo scherzare, raga? Vogliamo scherzare, ragazzi? Ma siamo seri? Siamo seri? Napoli ha perso col Genoa. Ha perso anche lui con lo Spezia. Sta venendo da una striscia di partite difficilissime. E arriviamo noi. Noi, sempre noi, a ridargli vita. Ragazzi, abbiamo vinto 2 delle ultime 4 partite di campionato. 2 delle ultime 4. 2 delle ultime 6, se contiamo anche derby e Spezia, ragazzi. Siamo tornati quelli di 2 anni fa. Anzi, quelli di prima del lockdown scorso. Voi non ve ne rendete conto, perché ovviamente c'è stato un inizio di stagione che è stato... Una favola, è stato il nostro inizio di stagione, ma poi siamo tornati quelli di prima. Siamo tornati la squadra che non solo non fa gol, ma non tira neanche in porta. Siamo tornati quelli. E io, più che vedere il meno 9 dell'Inter, guarderei il più 5 sulla zona Europa League. Io guarderei quello. E non ce la faccio più. Non ce la faccio più, ragazzi. Io disdico l'abbonamento a Now TV e DAZN, lo disdico, ragazzi. Non ce la faccio più. È una sofferenza veder non concludere un cazzo tutte le partite. Abbiamo perso una palla a centrocampo, sti qua hanno fatto il contropiede, hanno trovato il gol, era quello che bisognava fare noi. Ne abbiamo avuto i contropiedi, nel primo tempo c'era una palla a Castiglieco, chi era lì da solo 2 difensori del Napoli, c'è Fernandez libero dall'altra parte, è andato avanti. Leo non passa un pallone manco a piangere. Ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Io spero che non ci qualifichiamo neanche per l'Europa League, perché così non ha voglia andare a giocare la Champions League in queste condizioni. Non ha voglia andare a giocare. Non è possibile. Grande merito al Napoli, che ha fatto una partita della Madonna. Ha capito tutti i nostri punti deboli, tutti i nostri punti deboli, e ci ha chiuso ogni spazio il Napoli, ragazzi. Erano delle classiche partite che non sono né carne né pesce, dove noi arriviamo a niente, salvo solo Donnarumma stasera, che se era per lui erano 3 o 4 i gol del Napoli. Ma davvero? Ma stiamo scherzando? Io, ragazzi, non ho parole. E poi no, venite voi, disfattista! E di qui,
e di là guardi sempre il bicchiere mezzo vuoto e di qui e di là. Sì, perché così si finisce quinti come l'anno scorso. E salvatevi sta parte di video perché così si finisce quinti un'altra volta. Un'altra volta. Ragazzi, si finisce quinti, continuando così. Spezia, Inter, Roma, Udinese, Verona e Napoli mi ha fatto 7 punti. 7 punti in 6 partite. Non so se è chiaro il messaggio. 7 punti in 6 partite. Una l'hai presa al 96esimo con un rigore che era contro Udinese, i punti erano 6 in 6 partite. Ragazzi, ragazzi, sveglia, sveglia, facciamo qualcosa. Intanto cominciamo a giocare a pallone, per favore. Intanto partiamo da quello. Intanto partiamo da cominciare a giocare a pallone. Poi dopo costruiamo il castello di carta e cerchiamo di andare avanti. Cerchiamo di mettere in fila due palloni. Cerchiamo di fare qualcosa, ragazzi. Siamo un circo. Siamo all'osso. Ma siamo secondi. Ma per poco. Ma per poco siamo secondi, ragazzi. Juventus e Napoli devono recuperare. Perché c'è quella partita di ottobre che deve essere recuperata. La Juventus è a meno uno. La Juventus che batte Napoli ci rispedisce terzi. Ha più 4 sull'Atalanta. Io non ci voglio credere. Non ci voglio credere, ha più 4 sull'Atalanta, ha più 6 sul Napoli, ha più 6 sul Napoli. Qua è una gara a non andare in Champions League. Qua finisce male ragazzi. Qua finisce malissimo perché adesso c'è una caterva di big match da affrontare. Fiorentina, Lazio, Juventus e Atalanta rimangono. Per non parlare delle squadre come Genoa, come Parma, che si devono salvare. Dobbiamo affrontare anche il Torino. Guardate che partita ha fatto il Torino oggi. Sono tutte cose che dobbiamo fare, tutte situazioni da sbloccare. Non possiamo giocarle così. Non è possibile. Poi arrivano i grandi professoroni, come dice Salvini, i grandi professoroni. Abbiamo vinto 2-0 a Verona. È un campo importante. È un campo di sto cazzo, Verona. Sì, se il Milan deve vincere a Verona. Ha vinto 2-0 qua a Roma. Ma con la Roma potevamo farne, ce l'ho ancora con quei, tutti quelli che hanno commentato quella partita lì, ce l'ho ancora con voi, sì. Ma la Roma potevi farne nei 5 nel primo tempo. E lo potevano farne 5 nel secondo. Nel secondo. Ragazzi, ragazzi, nel derby si ne è presi 3, se ne è presi pochi. Sveglia, sveglia. Sveglia, ragazzi, che con un apporto offensivo esistente, un apporto offensivo concreto, la partita di stasera non la pareggi, la vinci. La vinci una partita come quella di stasera con un apporto offensivo concreto, con la gente che infila un pallone in porta. La vinci giocandola così, la vinci due volte come all'andata. Napoli l'ha fatto gol, hanno avuto un po' di culo, abbiamo avuto un po' di culo all'andata, ma la vinci. L'andata abbiamo buttato tre palloni su, abbiamo fatto tre gol. È così, quando c'è una squadra più forte, è così che va fatto. Cazzo. Ragazzi, non so che dire, io non ho. Poi dice, vabbè, è Napoli, uno scontro diretto. Che comunque rimane a favore in caso di parità, perché ha vinto 3-1, perde 1-0, fa 3-2, totale, complessivo. Ma comune mezzo Gaudio. Ma cazzo, non si può così, non si può, non si può. L'analisi della partita, che analisi della partita devo fare? Cioè mi chiede sempre, analisi della partita, analisi della partita, analisi della... che analisi devo fare? Merda spruzzo è la mia analisi, ragazzi. Merda spruzzo! Che analisi vi devo fare? Che sì, guardate, che sì, si è perso quel pallone a centrocampo, ma per la stagione che ha fatto. Gliela posso perdonare per una volta. Per una volta gliela posso perdonare. Per una volta. Resto, ragazzi,
uno schifo. Uno schifo perché non è solo colpa di chi perde il pallone a centrocampo che fa propria azione. È colpa di tutti gli 11 giocatori più 5, quindi 16 che sono entrati in campo che non hanno concretizzato niente. Il nulla. Il nulla. Non si può neanche parlare di sculo sta partita. Non si può parlare di sculo. Come tanti dicono, abbiamo avuto sculo, abbiamo avuto sculo. Lo sculo c'è fino a un certo punto. Perché un conto è sculo, un conto è non saperci fare. E questo è non saperci fare. Come quando non ti si drizza è sculo, ma se non ti si drizza mai e fai pure schifo, fai cacare. Fai cacare. Ecco qual è il punto. Io sono preoccupato per giovedì sera. Con una partita così, ragazzi. Sì. Si arriverà non all'inverosimile, si arriverà all'allucinante. Preparatevi per l'allucinante di giovedì sera. Preparatevi. Preparatevi quando il signor Rashford farà due o tre gol. Bucandoci la difesa, preparatevi, preparatevi ragazzi. E qua non è sculo che abbiamo beccato lo United. Qua è non saper concretizzare un cazzo. Perché poi questa ve lo dico, poi chiudo. Vi siete lamentati anche di giovedì sera. Ma abbiamo fatto 10 tiri in porta contro lo United. Abbiamo di qui, ne abbiamo di là, ne abbiamo di qui, ne abbiamo di là. Noi ne abbiamo un cazzo. E abbiamo fatto un gol, come loro. Non abbiamo fatto un cazzo, niente. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, siete una squadra di senza palle, una squadra di senza palle, ci mando il mio criceto castrato piuttosto, ci vado io gratis, gratis, prendete miliardi, prendete, ci vado io gratis, mi date vitto e alloggio, gioco io, la maglia ce l'ho già, quindi non dovete neanche spendere per quella, ci vado io ragazzi. Ci vado io a tirare in porta. Almeno come vedo un buco tiro. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, ci si vede o domani o martedì con la Weekend League su YouTube. Weekend League streamata su Twitch ieri sera. Per chi non l'avesse vista, c'è tutta la live. Uscirà il recap della Weekend League scorsa. Uscirà domani o martedì, dipende quando finirò di editarla. Io non ce la posso fare così, ragazzi.